tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio di Pokémon Sienna Version. Nello scorso episodio, dopo aver scoperto un pulsante segreto che ci ha condotto in un bosco, abbiamo sconfitto per un'altra volta l'organizzazione del Team Rocket. In seguito siamo giunti in questa città dove abbiamo incontrato il nostro grande amico, ossia non gli abbiamo neanche dato un nome, e la cosa è grave. Giuffrido, abbiamo incontrato Giuffrido che ci ha donato le scarpe da corsa, il nostro caro amico. E niente, proprio Giuffrido ci ha mostrato la palestra e oggi andremo ad affrontarla, incredibile. Vi devo far vedere una cosa, ossia che ho allenato Aisopoli, sì, si chiama così. E gli ho dato il nome di Sting, c'è anche bisogno di chiedersi perché? Eccolo il motivo, la calunnia del mondo, Poison Sting. Comunque ha imparato Hidden Power un po' a caso. E niente, mi sono anche munito di rimedi e cose simili e siamo pronti per andare ad affrontare la palestra. Me la sono già spoilerato un pochettino perché è la seconda volta che provo a registrare questa parte ed è di tipo lotta. Sì, avete visto bene, c'era la intro dell'attore Pokémon di Lavandonia. Iniziamo con questa allenatrice qua che avrà un Jigglypuff. E adesso vedrete perché lo dico così con tono triste e rammaricato. Non lo fa, perfetto, ok. Aveva canto sto coso qua ed è stato un supplizio la prima giocata. Buono così. Allora, qua dovrebbe esserci una seconda allenatrice. Ok, questa qua è quella che amiamo, perfetto. Allora, andiamo di Hidden Power. Vi anticipo che Sting ha un'evoluzione, me la sono spoilerata. Non per colpa mia, mi serviva per la sidebar. E niente, non so quando si evolverà, prima o poi si evolverà, lo spero. E niente, comunque vi assicuro che è abbastanza bella l'evoluzione. Nulla da dire. A differenza sua, che in realtà è un aborto, però vabbè, diciamo che... Ok, qua ho rischiato tantissimo. Allora, oddio, mi sta salendo la saliva in bocca perché sto parlando troppo velocemente, devo calmarmi. Swablu! Poison Sting! No, cazzo, anche te canto, prima non l'avevi usato, sono sicuro. Vabbè, continua a far growl che io ho Hidden Power, che però mi è venuto in mente adesso che non è molto efficace. Ottimo così, c'è la VIP. Ok, Poison Sting, perfetto, quello che volevo. Vedete perché è il cancro dei Pokémon? Potrei chiamarla così questa parte, il cancro dei Pokémon, così faccio anche le big visual. Che però deve funzionare anche con me, non solo con... Porca puttana. Allora, Dargos è il tuo momento, castigalo. Purgalo! Thunder Punch! Minchia, non... No, cazzo, che lui è addormentato, ok. Se non attacchi, Dargos è finita, io te lo dico. Ma è finita proprio tra noi due, cioè ti lascio, ti do a Giuffrido, giuro. Olè. Raga, hashtag Giuffrido nei commenti, il nostro nuovo amico. E adesso Sting però si sveglia quando lo vengono a prendere i russi. Questa è sottile. Vediamo chi ci arriva. Allora, riferimento a una creepypasta. Comunque, proviamo a farlo svegliare un po' così, tipo facendo mosse a caso. Dai, avvelenalo. Ma svegliati, brutto idiota. Olè, perfetto, eccolo qua, il cancro dei Pokémon. Veleno spina is back again. Porca troia, stavo cercando di utilizzare un repellente. Pensate come può essere conciato male uno. Ok, Hidden Power. Dai, Poison Sting e vai giù. Olè, perfetto. E basta, non dovrebbero esserci altri allenatori, se non ricordo male. E infatti sì, qua c'è il capo palestra. Però io raga, stop un attimo, vado a curarmi perché ho finito i pipì di Hidden Power. E ci risentiamo tra un attimo. Ok signori miei, eccomi qua, pronti e carichi, e iniziamo la prima sfida in palestra della serie. Ciao allenatore principiante, ancora anche te con sto allenatore principiante, oh raga, cioè veramente, ripeto, io gioco a Pokémon da prima che tu esistessi, cara mia. Se c'è un principiante qua, sei tu, cioè io sono un allenatore veterano, ma andiamo avanti anziché sparare cagate. Sono Nancy, la capo palestra, presumo che tu voglia lottare, e così sì allora. È il momento di testare il tuo destino. Ok. Che bello lo sprite. Perché c'è un giubbotto militare? No, come si chiama? Giubbotto antiproiettile. Ma doveva essere di tipo lotta sta palestra, raga. Io ve lo giuro. C'era scritto all'inizio Pokémon lotta. E niente, invece di tipo normale, abbiamo capito. Iron Tail! Ma Bubble Beam, ma dove l'hai tirato fuori Bubble Beam? Da dove l'hai tirato fuori? Questa me la devo segnare. Un Eevee con Bubble Beam, cioè, non esiste. Ti prego, vai giù col veleno. Sì, perfetto, primo andato. Eh sì, Granbull, ciao. E anche oggi si vince domani. Livello 18 poi. Ok, forse Sting l'avrei potuto allenare. Minchia, Rock Tomb. Cazzo, come faccio io? Proviamo a avvelenarlo, raga, no. Avvelenalo, dai. Minchia, qua me lo apre di brutto proprio.
Dai, no, raga, vorrei che Sting si evolvesse, perché so che si evolve, caro mio. Io credo nelle tue potenzialità. Ma uccidagli male. Ok, bene, sei morto, sei un deficiente. Dargos, livello 22, non dovresti aver problemi. Minchia, l'ha ucciso malissimo, perfetto. Vai tra, potevo utilizzare lui fino all'inizio. Livello 23 e vuole imparare sintesi subito. Sintesi è una delle mie mosse preferite. Via riflesso, che non l'ho mai usata dall'inizio del gioco. Battuta Nancy. Ben fatto, Creepy. Hai vinto la medaglia origine. Interessante. Prima, ok. Facciata, interessante. Raga, vi assicuro che questa palestra qua, adesso se riesco a leggervi, se il tizio me lo dice, cioè, per tizio intendo, dove cazzo sono? Ma almeno la luce, dopo che ho battuto, potevi farla tornare. Raga, io, guardate. Oh, vi giuro che diceva di tipo, ve lo giuro su Dio. Oh, intanto si è levato il tizio lì, di cui non ricordo il nome, forse non ce l'ha neanche un nome. No, ce l'aveva, non me lo ricordo. Si è levato, proviamo a entrare qua dentro. Ancora con sta musichetta di Lavandonia, oddio. Calma. Aspetta, ma Squirrel è uno strumento? Roast Berry, ok, dove l'hai trovato, da dove l'hai tirato fuori, non si sa. Oh, hai vinto la medaglia allora? Comunque, prendi questo. Pokémon Egg. Avevi due uova, ok. Speriamo che ne esca un fake one. Ecco, adesso però c'è un problema. Dove cazzo devo andare? Ci sto pensando. Non si sa. Potrebbe essere un problema, sapete? Il fatto che io non sappia dove andare. Cazzo, è scomparso. E mo? A chi devo parlare? Giuffrido, tu non... Non sei... Aspetta, no, lui diceva due medaglie, vero? Infatti. Ah, tra l'altro andiamo a vedere la nostra medaglia. Ok, è come quella di... Bellissimo lo sprite dell'allenatore nella scheda. Oddio, stupendo. Ah, comunque per inciso, adesso non so più cosa fare. Avevo detto che avevo già registrato questa parte, ma avevo fatto solo 4 minuti perché avevo tipo un commentary vergognoso. Non riuscivo a dire mezza parola in croce, quindi ho dovuto stoppare. E boh, raga, provo a tornare indietro a parlare con il professore. Magari anziché risparmiarvi il viaggio, cioè per risparmiarvi il viaggio stoppo. No, qua non ci sono altre zone. Sì, io direi che posso stoppare, raga, e magari mi faccio trovare dal professore per vedere se ci ho azzeccato. Quindi, ciao belli. Ok, raga, rieccomi qua, tornato in Da City. Vediamo un po' se ci dice qualcosa. No, niente, non ci dice niente. Quindi, ristop un'ennesima volta, cerco di capire cosa devo fare e noi ci becchiamo tra un secondo. Ok, ho avuto un'amnesia cronica a livello Psyduck. Mi ero totalmente dimenticato di questa parte qua. E quindi niente, insomma, questo qua ci dà una MT, che è giorno di sole. Che bella la vita. Comunque insegnerei facciata al nostro Sting a sto punto, perché tanto figa, c'è mosse di merda, facciata non potrà certo fargli male. Vabbè, perché mi sono messo a leggere i consigli utili? Nuova erba means nuovi fake one. No, niente, miau, non c'è un cazzo da fare. Sì, però voglio fuggire. T'ho detto che voglio... Cristo Dio. Oh, perfetto, ci siamo chiariti. Oddio. Oddio. Raga, questo... Questo è il Pokémon bomba. Bombsect. Allora, ho già un Coleottero, quindi non lo tengo in squadra. Però lo voglio catturare per vederne il tipo. Perfetto. Manco... Cioè, proprio così. Non te lo devo neanche chiedere. Questo qua ovviamente... sì, Gengar magari. Tipo fuoco? È un insetto, come fa a essere di tipo fuoco? Ok, raga, questo qua me lo tengo nel box. Mi fa abbastanza schifo, quindi dubito di tenerlo. Però diciamo, nel caso non dovessi trovare Pokémon di tipo fuoco e nel caso mi dovessero servire, almeno c'ho lui. C'ho la mia bomba, nel caso faccio esplodere Marip, che però non è Fakemon. Oddish, che vorrei fosse Fakemon perché è un aborto. Via, levati. Controlliamo un po' più giù, miau, perfetto, sono sempre più convinto, ancora Bombsect. Vabbè, insomma, dai, Bombsect, boh, non è orribile, non capisco perché è solo il tipo fuoco e non quello coleottero, dato che è palesemente un insetto, lo dice anche il nome, però va bene. Allora, proseguiamo, c'è questo campeggista, sicuro che mi sfidava. Ok, questo qua è l'aborto che abbiamo visto nel primo episodio. E con facciata, giustamente, non gli faccio niente perché è di tipo roccia. Quindi mandiamo Dargos, Razorleaf a casa, Oddoble. Ah, livello 18 per coso, perfetto. Razorleaf su Sandsdrew e olè, perfetto. Abbiamo devastato il buon Liam. Io sto aspettando che Sting maledetto si evolva.
Un altro selvazzi, questo sempre gli stessi, perfetto, abbiamo compreso. Allora, ok. Ok, questo qua mi sa che era la girlfriend di Oddio, questo qua è un... Ah, raga, questo qua era quello che aveva il professore all'inizio, vero? È onesto, è abbastanza carino. Cioè, oddio, non è bellissimo, non esageriamo. Però, boh, non lo so. Mi ispira tenerezza. Ci potrebbe stare. Grazie, cane! Grazie, mi... Regi. Vita 1, perfetto. Super potion, minchia, che cazzo stavo dicendo. Ma dai, ma com'è possibile sta cosa? Ok, l'ho defrosenato. Non fallire! Ah, perché mi ha fatto... Ok, perfetto, ci siamo chiariti. Ok, abbiamo devastato Diana, perfetto. Un altro bullo, oddio. Che sbatti... Come hai dei... Cazzo! Sì, tranchi proprio. Ok, questo qua ha detto che aveva dei Pokémon Uber. Pensavo fosse la solita cosa ironica e che avesse mandato Rattata. Invece, effettivamente ha dei Pokémon Uber. Ok, non è molto efficace Hidden Power, ma non c'è problema perché tu muori malissimo. Eliminato anche Josh, perfetto. Un altro ponte. C'è una... Perché ho detto un altro? Cioè, è il primo che vedo. Va bene, dai, Creepy vede ponti a caso. Allora, ancora Bomb Sect. Minchia, quanti siete? Proviamo ad andare giù un attimo. Basta! Allora, ho un repellente, vero? Ce l'ho? Sì, ne sono in possesso. Usiamolo. Un altro ponte ancora. Ok, qua c'è un bullo, però aspettate perché sopra c'è un altro allenatore. Qua c'è un Nidoran. Se ti faccio Hidden Power non ti faccio niente. Di che tipo sarà mai questa mossa? Non saprei, non riesco a Houndor nel frattempo. Minchia, comunque guardate facciata quanto cazzo fa. Praticamente in sta parte stiamo usando solo Sting. Che cosa bella. Allora, torniamo su un attimo perché c'era un altro pigliamosche da devastare. Dai, vieni qua, caro mio. Metapod, madonna, ma esistono ancora sti Pokémon? Pensavo li avessero banditi dal metagaming perché cazzo sono OP. No confusion, ok. Quick attack, perfetto. Livello 19 per Sting. Signoraggio, oddio. Signoraggio è buonissima, raga. Leverei quick attack quasi quasi. Tanto ho facciata, cioè cazzo me ne faccio di quell'altro lì. Oh, ancora facciata. E facciata di nuovo, perfetto. Livello 19 per Sting. Evolviti. No, niente, magari. Adesso, raga, vedete che io sono una persona che sfocia nel soprannaturale. Adesso che c'era l'erba è finito il repellente. E tu mi sfiderei sicuro. Sì, dammi sta cazzo di MT. Cos'è? Non è centripugno, scusami. Sì, infatti, è centripugno, ok. Mai usata, mai la userò. Max Potion, ok, qua abbiamo capito che ci regalano Max Potion e Max Revive un po' a muzzo. I Pokémon sono sempre gli stessi, fa sempre cagare. Dai, levati, pecora di merda, torna in Sardegna. Ok. Un saluto a tutti i sardi, eh. Ironia, non ve la prendete, che poi mi trovo 26 dislike. Fermi, questo qua è un remix di Oro Argento. Sì, bellissimo, raga. Scusate, vorrei sapere il nome, però. Genesis Cave. Guardate che bella la grafica. Ecco, roviniamo la team, caro avventuriero. Vediamo un po' chi hai. Machop. Signal Beam. Ok, no, ah, ok, giustamente non è molto efficace. Ok, qua c'è anche un ritardo mio, effettivamente. Ho paura di vederlo. Cosa sei? Minchia, muori su. Mi hai fatto malissimo, muori. Questa qua mi sa che è l'evoluzione della roccia. E Dio mio, cioè, avevo la tentazione di ficcarmi due dita in gola. Che orribilante. Onix nel frattempo. Vediamo se trovo altri Fakemon. Ma presumibilmente, raga, trovo quella roccia lì tristissima. Livello 20 nel frattempo per Sting, che ovviamente non si evolve. Sì, raga, però se non si evolve. Ho Doblo, perfetto. Abbiamo capito però che potrebbe essere anche di tipo psico. Almeno quell'altra, questo qua non lo so. Io devo capire di che cavolo di tipo è questa introforza. Non è che è acqua, raga. Mica quanto fa male. Fa un male boia. Allora, Hidden Power di nuovo, perfetto. Tra l'altro, Sting sta salendo, che è una bellezza. Hidden Power ancora, vai giù, perfetto. Aspetta, fammi indovinare. Ah no, Machop, ok. Non azzecco mai le schedine, figurati se azzecco i Pokémon che manda in campo sto tizio. Poison Sting è a casa, livello 21 per Sting. Avete capito? Poison Sting. Adesso si capisce il soprannome. Oddio, è tornato. Che aborto, mamma mia, raga. Questo qua non lo prendo neanche per sbaglio, giuro. Cioè, oddio, in realtà vorrei sapere il tipo, però piuttosto non lo prendo, perché almeno che credo che sia o di tipo roccia buio o di roccia psico. E non lo so, non ne ho idea, obiettivamente non ne ho idea. Ti faccio Hidden Power ignorantissimo.
Ah, raga, forse ho capito. Lui è solo di tipo roccia, ma l'evoluzione dopo dovrebbe essere di un tipo o buio o psico. Cioè, almeno dalle robe viola direi psico, però non ne sono sicuro. Vuole imparare ripeti, non glielo insegno, ovviamente. E mo chi mandi Onyx. Quanto ti faccio? Poco. Questo qua mi spara un roccio tomba, mi manda a casa. Però non lo fa perché è gay. E allora va capo. Sì! Sì, si evolve! Ok. Ammiratevi l'evoluzione. Spero che almeno sia quella che ho visto io. Intanto pausa acqua. Tac! Quanto cazzo è figo, signori miei! Congratulations, your thing evolved into a Fortracean. Quale ancora? No, ti ho detto di no 5 secondi fa, bello di mio, bello mio. Ok, si è evoluto in Minum, giustamente. Signori, cioè, sborro arcobaleni, quanto cazzo è figo. È più forte pure di Targos, cioè, veramente. Allora, proseguiamo, direi. Raga, è bellissimo, come si fa a non amare un Pokémon così, cioè... È di una figaggine che... Cioè, it's over 2. Però ho finito i pipì delle mosse. Però, minchia, raga, basta. Adesso, cioè, vado a comandare proprio. Ok, qua c'è la fine della grotta. Però adesso ho finito i pipì di coso. Quindi mi sa che mi conviene... Mi conviene fuggire da questo doble. Qua abbiamo... Water Pulse. Non la potrà imparare nessuno. Però la speranza è l'ultima a morire. Qua stavo insegnando Focus Spine. Infatti non può imparare nessuno. Comunque a nord di questa, cioè sopra questa grotta qua, avevo visto un karateka. Quindi andrei un attimo a vedere che cosa ha da eloquiarmi tale karateka. Levatevi rocce, levatevi. Siete orripilanti, bruttissime. Ciao caro mio. Okay. Ah ok, non... Ah ok, per passare da questa parte della caverna devo avere il permesso del capo palestra. Mi puzza tanto di battaglia, sapete? Ma davvero creepy, ma come fai a essere così intelligente? Madonna, mi disiscrivo per la tua intelligenza. Wow. Fuggi! Ok. Gli scleri iniziano. Niente, solo Onyx e rocce di merda. Rocet di nuovo. Creepy! Finalmente sei passato attraverso la... finalmente sei arrivato a Mekong City. Ti ho promesso una battaglia. Io ti ho promesso un cazzo in culo, caro mio. Ma non mi fai curare i Pokémon almeno. Torcole. Sì, ciao, va bene, dai, bella. Raga, la guida finisce qua. Anche perché io non ho mosse, effettivamente. Ci ho pensato... Ah no, beh, ho facciata, però... Quanto cazzo è forte sto coso? Cosa hai usato, caro mio? Figliolo, cosa hai usato che non ho visto? No, vabbè, questo qua si sta bustando la madre. Ma come faccio poi a buttarlo giù? Beh. No, ma poi falli... No, cazzo. Vabbè, cioè... Porco due. Allora, Dargo, Thunder Punch a casa. Ok. Snorant credo sia l'ultimo dei miei problemi. Non dovevo parlare troppo presto. Olè, livello 24 per da... Flabull cazzo è. No, merda. Carino però, raga, ci sta. Onesto anche questo. È bello, dai. Ci sta, mi piacciono. Gli starter mi piacciono, a parte... Porco Dio. E vabbè raga, mi tocca usare il Max Revive. Non c'è un cazzo da fare. E lo potrei utilizzare su chi? Boh, io lo utilizzerei su Dargos, che mi sento più tranquillo. Ok, purtroppo sono stato costretto a questo. Oltre a bestemmiare, penso di averla censurata. Sono stato costretto a utilizzare il Max Revive. Succede. Ok, insomma, t'ho devastato la madre e la famiglia. Direi... Ok, questi edifici qua mi sapevano tanto di Verde Azzupoli. Anche... non Verde Azzupoli, di Azzurropoli. Anche il tizio con il Polivrat, effettivamente. Infatti... È appena passato oltre nord, signori miei. Incredibile, passano davvero, allora. Allora, direi di parlare, esplorare un po' la città. Allora, questo qua vorrebbe insegnarci una mossa di tipo... Volt Tackle! 120! E Locomo Volt, raga! ma questo Sting qua sta diventando una bestia! E io gli devo togliere proprio Sting, perché è la mossa più inutile che ha. Quindi ciao Sting! Raga, Volt Tackle! Cioè, non so se mi spiego, Volt Tackle! Ma è una cosa assurda! Oh, tu... Aspetta, questa qua deve essere una citazione. Ho perso tutti i miei soldi alle macchinette. Sono peggio di Vray, che non so chi sia. P-
Potrebbe essere una citazione a qualche serie TV che non conosco, perché... Ok, hai finito, grazie mille, caro. Allora, ok, questo qua è il ristorante che c'era a Verdazzupoli. Qua non c'è nessuno in casa, giustamente non mi fanno entrare. È una cosa molto legit. La palestra ho visto, che bella cosa. Ovviamente, figurati, figurati. Ma guarda, ci avrei scommesso un coglione. Ok, questo qua vuole che andiamo a comprargli un sandwich. Ok, caro mio, è stato solo un brutto sogno. Ma dove cazzo lo posso trovare un sandwich io? Cioè, boh, potrei andare al bar fuori casa mia, però potrebbe essere un po' compromettente la cosa. Welcome to the Rocket. Minchia, raga, dov'è? Dov'è? Rocket. Rocket, ecco, Rocket deve darmi il sandwich, non c'è un cazzo da fare. Comunque no, il sandwich non glielo compro e anzi direi che questo episodio qua può concludersi qua con il tizio che non mangerà i sandwich. Quindi se siete felici anche voi che egli muore, morirà. I verbi, morirà di fame. Lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi al canale. Rispondete at the demand of the day in the sidebar. E guardate, passate anche dai social che trovate in descrizione. Questa outro faceva cagare. E in ogni caso noi ci becchiamo in un prossimo video.